questo nuovissimo video di una nuova serie, ovvero Te lo consiglio. Visto che sul mio canale tratto principalmente giochi mobile, ho pensato di creare una serie portando un video più o meno una volta ogni 2 settimane in cui vi consiglio nuovi giochi mobile, ovviamente gratis. E il primo episodio sarà incentrato proprio su Star Trek Fleet Command. Infatti sono stato contattato dagli sviluppatori del gioco e li ringrazio tantissimo. Ho provato il gioco più o meno per 1-2 settimane, mi è piaciuto tanto e per essere un gioco mobile ha una grafica davvero mozzafiato e un gameplay molto fluido, e quindi ho deciso di portarvelo sul canale. È un MMO open world con tutti i personaggi, le navi e la tecnologia di Star Trek, e so che a molti di voi piace. E inoltre si fanno battaglie con tutti i giocatori del mondo, ma la cosa importante è che è gratis. Ve lo ripeto di nuovo, trovate il link qui sotto in descrizione per scaricarlo sia su iOS che su Android. Oggi faremo un piccolo gameplay e ci concentreremo soprattutto sul Khan Event, l'evento Khan. Quindi dobbiamo riparare la nave, la Botany Bay, e faremo tutto in questo episodio. Ma dopo aver lasciato un bel pollicione in su, ci andiamo ad aprire le chest, perché sì, ci sono anche le chest su questo gioco. Quindi partiamo con la prima cassa, ovvero la cassa gratis da 10 minuti che ci dà 1000 paracciaio. Dopo vedremo a cosa servono. In sostanza sono appunto i materiali che servono per fare tutti i vari upgrade. Poi abbiamo 5 di scheda recluta e 200 di delete, ok. Una cassa giornaliera gratis, praticamente sono quasi tutte casse gratis. 20 di latinum, una scheda di riposizionamento e 20 schede recluta, ok. Questa qui è la nostra base e io sono messo davvero benissimo. E voi direte: ma come fai ad essere messo così bene, ad avere tutti questi materiali se ci giochi da una settimana? Beh raga, proprio perché è una collaborazione, mi hanno passato un account abbastanza upgradato in modo da mostrarvi tutte le varie cose che si possono fare. Eccola qui la nostra base, raga, dove appunto andiamo ad aggiungere tutte le varie cose. Allora, innanzitutto ci andiamo a prendere tutte le risorse, perfetto, bene così. E a questo punto, ragazzuoli, dobbiamo andare a costruire la nostra nave. Adesso vi mostro tutte le varie navi, basta andare in base e in alto a sinistra cliccare sulle navi. Ed eccole qui, tutte le navi. Ma oggi noi ci concentreremo sulla Jellyfish, che è una nuova nave. Abbiamo tutte le cose del caso e l'andiamo a costruire. Buonasera, signora Jellyfish, salve, si sta costruendo. No vabbè raga, che figata, cioè la grafica è davvero mozzafiato. Per questo gioco mi è piaciuto e ho voluto fare la collaborazione con loro. Per un gioco mobile è davvero tanta roba. Ok, a questo punto andiamo a potenziare la nostra Jellyfish a livello massimo, in modo da essere dei pro player. Nuovo livello? Assolutamente, ti servono 100... Ma non ci interessa, si converti tutto raga, tanto siamo pieni di risorse. E l'andiamo a portare appunto al livello massimo. Perfetto, il livello massimo è il livello 5. E sostanzialmente per continuare ad aumentare di livello dobbiamo far salire di grado la nave. Dopo una serie di upgrade abbiamo raggiunto il grado massimo, quindi andiamo a portarla proprio agli ultimi livelli. Vediamo fino a quanto può arrivare. Livello massimo, che è il livello 35. Ovviamente raga, oltre a costruirsi la base, costruirsi le navi, sul gioco ci sono varie missioni. E adesso andremo a svolgere la missione per sbloccare lo spazio aumentato. Quindi andiamo sul sistema che si trova in basso a destra. E poi clicchiamo su Galassia, che si trova sempre qui in basso. Qui ci sono le varie stelle e adesso andremo ad attaccare la Licia 14. Signora Licia, dove si trova? Ma eccola qui, salve. Quindi ci clicchiamo sopra. Stiamo arrivando, signore, stiamo arrivando. Ok ragazzoli, una volta che siamo arrivati sulla stella Licia 14, entriamo nel sistema e andiamo a svolgere la missione. Perché appunto c'è l'evento Khan e quindi dobbiamo muoverci. E il nostro obiettivo è appunto avere tutti i materiali per costruire la Botany Bay, come vi ho detto prima. Quindi clicchiamo sul punto esclamativo, facciamo rotta e vediamo un po' cosa ci dice di fare questa missione. Eccola qui la nostra Jellyfish. Eccola qui Mai. Allora, comandante, sto rilevando qualcosa dalla superficie del pianeta. Sembra un faro di qualche tipo e sta trasmettendo una chiamata di soccorso. Il segnale sembra provenire da Lorilla, che dovrebbe essere un'altra stella e quindi a
andiamo ad indagare. Ok, perfetto, siamo arrivati con la nostra nave sulla Lorilla 18. Mamma mia raga, questo gioco è immenso. Ok, praticamente una nave della flotta sta attaccando un bersaglio e c'è una violazione della legge del protocollo della flotta stellare. Quindi sostanzialmente dobbiamo trovare questo tizio. Siamo pronti per l'attacco raga, dovrebbe essere davvero semplicissimo con una jellyfish maxata. Ok, si parte con l'attacco, raga, la sfondiamo, sono sicuro che la sfondiamo. E ci siamo riusciti. E ti pareva che qualcuno non si infiltrasse nelle nostre comunicazioni? Il signor Khan vuole pure 20.000 unità di tritanio. Ok, perfetto, abbiamo svolto un altro pezzo di missione. Dobbiamo attaccarne un altro, però è un bersaglio facile, quindi dovremmo farcela tranquillamente, raga. Sì, proprio tranquilli. Però ovviamente più andiamo avanti e più la situazione si fa difficile. Ma noi vogliamo la Botany Bay per farmare a più non posso. E adesso ci rechiamo in Astrida 14. Entriamo nel sistema, quindi in Astrida, e vediamo cosa vogliono. Ok, abbiamo compiuto la missione, ma non credo sia finita qui. E abbiamo 1500 di dilidio, accelerazione e riparazione per 32, che sono 5 minuti alla volta e sono buonissime per la base. E poi 6 di Harrison. Quindi raccogliamo tutto. Si riparte con altre 4 missioni. Anche questi qui sono davvero semplicissimi da fare. Infatti raga, le uccidiamo davvero con una facilità estrema. E qui Khan ci sta avvisando che manderanno delle ondate dei nemici per catturarlo, quindi sostanzialmente dobbiamo proteggerlo, mentre lui prova a riparare la sua nave. E ovviamente dobbiamo aiutarlo. Quindi dobbiamo sconfiggere 10 ostili di livello 15 o superiore. Ok ragazzoli, eccoci qui. Praticamente gli ostili sono quelli lì in rosso. Quindi questo qui è livello 15. Lo proviamo ad attaccare. E dobbiamo rifare la stessa cosa per altre 9 volte. Quindi ci rivediamo tra pochissimo. 5 minutes later. Ok ragazzoli, abbiamo attaccato 10 navi superiori al livello 15 con abbastanza tranquillità, anche se una volta ho perso. E adesso ci parla il signor Khan. E posso ufficialmente dirlo, finalmente posso costruire la mia Botany Bay, che ci aiuterà davvero tantissimo a farmare materiali. Quindi sì, costruiamo immediato e adesso andiamo a potenziarla più non posso. Ed eccola qui ragazzi, la Botany Bay, che figata raga, ci sono queste animazioni in entrata quando andiamo a costruire le nuove navi, che sono davvero bellissime. Boom, direttamente nello spazio. E a questo punto ragazzoli le andiamo ad assegnare tra le nostre navi, perché ovviamente più navi abbiamo e più possiamo farmare velocemente. Quindi assegniamo la nave e ci mettiamo la Botany Bay, perfetto. E a questo punto ovviamente dobbiamo assegnargli un ufficiale. Io me ne vado con Khan, perfetto. Mettiamo pure a questa qui, è il signor Harrison, perfetto. E adesso è il momento di potenziare la nostra Botany Bay, ma io vi risparmio tutti questi potenziamenti, tanto vado a velocizzare tutto e poi andiamo a minare. Quindi ragazzoli, una volta upgradata la Botany Bay ci possiamo recare a Rainsford, dove andiamo a minare. Però ovviamente dobbiamo stare attenti ai nemici e quindi utilizziamo più navi. Con la Botany Bay ci prendiamo i materiali e con l'altra, come potete vedere di qua, difendiamo la nostra Botany Bay da ovviamente i nemici che vogliono rubarci le risorse. Ed è davvero tantissimo vantaggiosa questa cosa ragazzoli, perché con una nave farmiamo tantissimi materiali per upgradare la nostra base e con l'altra difendiamo la nave che sta farmando. Quindi entriamo sostanzialmente in un loop in cui farmiamo un botto di materiali e riusciremo a potenziarci sia le nostre navi, comprare altre navi e anche la base. E adesso stiamo utilizzando solamente 2 navi, immaginate però quando potrete utilizzarne 4-5 contemporaneamente, se non di più. Si potrebbero fare davvero tantissime cose. Ok, rieccoci qui ragazzoli, è passato un giorno dall'ultima registrazione, perché appunto voglio farvi vedere come sfruttare il materiale che abbiamo minato. Quindi semplicemente andate su fazioni, negozio fazioni, e con i dati corrotti guadagnati andate a prendere alcuni potenziamenti. Quindi visto che io ne ho 146, ci andiamo a prendere 125 reputazione potenziati. Andiamo ad acquistare e ci darà questi punti. Ci andiamo a prendere anche il signor Otto. Signor Otto, va bene. E ci prendiamo anche la signorina Katie. E qui come potete vedere raga, ci sono anche dei bonus per crediti potenziati. Quindi aprendo una cassa avrete garantiti 50 di questi qui, con cui poter prendere appunto altre reclute. Quindi è molto vantaggioso. E adesso io vi lascio alla fine del video.
Quindi ragazzuoli, questo video si conclude qui. Io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su qui sotto in descrizione. Trovate il link per scaricare il gioco sia su iOS che su Android. Io li ringrazio per questa fantastica collaborazione e fatemi sapere se vi piace la serie. Hashtag te lo consiglio. Noi ci rivediamo molto probabilmente tra 2 settimane. Uscirà un altro video della serie. Hashtag te lo consiglio. E qui da Cazzosan è tutto. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!